Un saluto dalla redazione di Radio Fisco e benvenuti a Lorem Ipsum, il podcast dedicato solo a chi legge i titoli. Ad oggi, martedì 2 febbraio, risultano vaccinate con due dosi 674.270 persone, pari all'1,12% della popolazione. Siero AstraZeneca anche agli anziani sani, ma c'è rischio di un click day per mettersi in lista. Gli ottantenni, per essere vaccinati, dovranno prenotarsi online. Le regioni seguiranno regole fai da te, con il pericolo di veri e propri click day regionali per registrarsi per il vaccino. Aiuti alle imprese trasformabili in contributi a fondo perduto. Le imprese che ottengono finanziamenti entro dicembre 2021 potranno vederli trasformati, in tutto o in parte, in sovvenzioni a fondo perduto entro il 31 dicembre 2022. Queste sono le novità più importanti che emergono dalla decisione della Commissione europea del 28 gennaio scorso, con cui è stato modificato il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia. Cambio di rotta dell'IVA per unità da diporto. La legge di bilancio riscrive le regole. Farà testo la dichiarazione di utilizzo. Se interessato, ascolta lo speciale Fisco in podcast sull'argomento. Cartelle sospese, si paga entro marzo. Nuovo stop per i pignoramenti. Slitta a febbraio 2022 il termine per notificare gli avvisi con scadenza 2020. Il DL7/2021 estende a tutto il mese di febbraio il divieto di fermi e ipoteche. Statuti non profit, attività descritte in modo libero. Nessun obbligo per gli enti del terzo settore di riprodurre nel proprio atto costitutivo o statuto l'esatto contenuto dell'articolo 5 del DLGS 117/17, codice del terzo settore, al fine di individuare le attività svolte. Questo è il chiarimento che, in vista dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, arriva dal Consiglio Notarile di Milano con la massima numero 6. Superbonus e parcelle, tre le modalità con le quali tali prestazioni professionali possono essere contrattualizzate e fatturate. Il mandato diretto è più sicuro per il fisco, ma ritenuto non efficiente dagli operatori. La seconda modalità è quella del mandato senza rappresentanza. In tal caso, i servizi verrebbero fatturati dai professionisti al general contractor, che poi li riaddebiterà, insieme con le spese sostenute per gli interventi. La terza modalità prevede, come nella modalità diretta, il conferimento del mandato dal committente ai professionisti, ma con delega di pagamento conferita al general contractor. Questa terza soluzione, pur apparendo funzionale, pare presentare un profilo di rischio legato al tenore dell'articolo 121 del DL 34/2020. Da Radio Fisco è tutto. A risentirci a domani.